Dal settore finanziario all'immobiliare, passando per le criptovalute, se lavorate in Ticino o lavorerete in Ticino, prima o poi avrete a che fare con Riccardo Esposito, un ex analista finanziario che oggi è il principale organizzatore di eventi e manifestazioni nella Svizzera italiana. Oggi approfitteremo della sua grande esperienza sul territorio per chiedere consigli sul lavoro in Svizzera. Benvenuto e grazie per aver acconsentito questa chiacchierata. Raccontaci un po' tu che cosa fai, qual è la tua attività qua in Svizzera? Cosa faccio in Svizzera? Io in effetti sono venuto qui 14 anni fa con un'idea, in realtà mi sono trovato a farne subito un'altra. Svolgevo l'attività di analista finanziario per alcune importanti investment bank europee, quindi dovevo fare da responsabile di un ufficio studi qui a Lugano, e poi con la crisi del 2008-2009 la banca per cui lavoravo fu anch'essa colpita dalla crisi, quindi dovetti un po' reinventarmi partendo letteralmente da zero in termini di conoscenze, contatti. Ammetto che mi ero un po' stancato del lavoro per la banca e quindi nel reinventarmi sono diventato un imprenditore di me stesso. Ho scoperto il valore che esiste nel fatto di avere un network, nel fatto di avere un database di contatti, di sviluppare delle relazioni sociali, di lavoro, di business, ed è diventato questo un mestiere. Quindi ho fondato FinLantern, che è una community di professionisti della finanza, cui obiettivo, manco a dirlo, come tutte le community B2B, è quello di creare opportunità di business, e oggi abbiamo un database di oltre 50.000 contatti tra professionisti basati in Italia o in Svizzera, e il nostro obiettivo è quello di creare un matching fra gli stessi, fra coloro che hanno qualcosa di interessante da proporre in termini di prodotti e servizi e coloro che magari proprio quel prodotto o servizio lo vanno ricercando. Il modo migliore che abbiamo trovato per fare questo, anche se veniamo da 2 anni horribilis di Covid-19, alla fine resta sempre quello di organizzare eventi nel mondo reale dove le persone, questo vale almeno per il B2B ancora parecchio, alle persone piace incontrarsi fisicamente, guardarsi negli occhi e stringersi una mano prima di concludere un affare. Prima di arrivare in Svizzera, quindi ormai parecchio tempo fa, dov'è che sei stato in Europa o in Italia? Ma fondamentalmente la mia base operativa era sicuramente l'Italia, poi per lavoro si andava spesso all'estero, ma a quel punto le piazze che si andavano a toccare erano, manco a dirlo, Londra e New York, dove si incontravano i grandi investitori, i property desk delle banche e così. E lì facevo l'analista finanziario, ho svolto questa attività per alcune importanti investment bank come Deutsche Bank, una breve parentesi anche in ABN. Poi sono stato parte di un progetto molto interessante in Italia, sia in Banca Atlas che in Banca Profilo. E differenze tra l'Italia e la Svizzera proprio come inquadramento lavorativo? Cioè tu evidentemente se poi hai deciso di rimanere in Svizzera perché ti è piaciuta la Svizzera, ma quali sono le differenze? Cosa ti piaceva più dell'una che dell'altra? Come si suol dire di solito, grazie per la domanda. Ma in effetti tengo molto a spiegare questa cosa, perché in effetti in Svizzera non sono venuto perché volevo fuggire dall'Italia o per motivi particolari. Mi sono trovato a cogliere un'opportunità di lavoro in Svizzera che poi, come ho raccontato, non andò sicuramente a buon fine. Ad anni di distanza mi capita ogni tanto di chiedere: ma se avessi dovuto fare questo salto stando in Italia, ci sarei riuscito? Come sarebbe andata? Avrei avuto le stesse opportunità? E molto onestamente mi viene da rispondermi no. Prima di tornare a parlare con Riccardo, volevo invitarti a visitare il nostro sito www.cambiavalute.ch. Se sei un frontaliere o comunque necessiti di cambiare franchi svizzeri in euro o viceversa, sul nostro sito il cambio lo puoi fare
online, risparmiando tantissimo rispetto ai cambi tradizionali. Ti lascio il link in descrizione, torniamo a parlare con Riccardo. Forse non ho trovato una burocrazia che mi abbia aiutato, mi sia venuto incontro qui in Svizzera. Negli ultimi anni, ecco, anche quelli della crisi, anche questa parte è venuta meno, cioè in effetti ho assistito anche ad una burocrazia che invece ha aiutato molto, però fondamentalmente in anni normali, nei primi anni, non ho trovato una burocrazia, però onestamente da italiano fare impresa in Italia ti trovi a scontrarti con una burocrazia che addirittura ti mette i bastoni tra le ruote, che se apri una partita IVA sei un evasore by definition, controlli, carte e quant'altro, quindi diventa veramente una corsa a ostacoli. Cioè già soltanto il fatto di non avere degli ostacoli, secondo me, per un imprenditore che già deve impegnarsi con il proprio lavoro, con il proprio capitale in un'attività di rischio, alle volte di alto rischio, è un bel modo di iniziare. E pertanto per questo sono già molto grato alla Svizzera, assolutamente. Quindi adesso, diciamo, ci hai spiegato che una delle tue attività principali è comunque l'organizzazione di eventi che fino a qualche anno fa in Svizzera mancavano, quindi hai avuto un po' la strada, diciamo, sei stato un innovatore, ecco, in Svizzera quantomeno. Un po' è vero, infatti come pioniere posso dire di esserlo stato in diverse situazioni. Una, come hai ricordato tu, già nell'organizzare eventi, là dove prima era quasi bandita questa cosa, era il paese del segreto bancario, il Canton Ticino più di tutti. Meno tu apparivi e più avevi successo, quindi a un certo punto organizzare eventi dove inviti tutti, così, era un po' un controsenso. In realtà, devo dire, si è andato dato a iniziare questo tipo di attività forse proprio in un momento storico in cui ci iniziava a essere un certo grado di apertura e nei confronti della visibilità, nel farsi conoscere, soprattutto se avevi dei buoni prodotti e servizi. Sicuramente questa cosa qui ha avuto un'accelerazione con la fine del segreto bancario, anche se prima si è dovuto subirne il contraccolpo. Visto quindi, che tu appunto hai a che fare con gli eventi dal vivo, quindi comunque eventi che spostano anche centinaia se non migliaia di persone, come ti sei trovato nel rapporto con le istituzioni, visto che anche gran parte dei tuoi eventi vengono fatti in location che sono anche luoghi pubblici? Per esempio mi viene in mente a Lugano il LAC piuttosto che appunto il centro congressi, che è gestito chiaramente dal comune. Com'è il rapporto tra l'imprenditore e l'istituzione? C'è stata un'evoluzione nel rapporto. Bisogna considerare che quando sono partito ero italiano appena immigrato in Svizzera, non conosciuto e che aveva ancora tutto da dimostrare. Se vogliamo, dalle istituzioni in una fase iniziale non ho avuto particolari aiuti, non che io me ne aspettassi, ripeto. È vero che nel momento in cui la qualità dei nostri eventi, soprattutto il Lugano Finance Forum, che è diventato un po' un benchmark per il Ticino, ecco, che ormai quest'anno festeggerà la sua 12ª edizione, e non è la 13ª perché purtroppo con il Covid una edizione ce la siamo persa, quindi che è diventato un po' un fiore all'occhiello da parte nostra, perché abbiamo sul palco del Finance Forum, si sono alternati anche premi Nobel dell'economia, ex governatori, ministri delle finanze, quindi è sempre stato un palcoscenico che ha anche dato un certo prestigio e visibilità anche alla città stessa di Lugano. Quindi nel momento in cui anche le autorità si sono accorte del buon lavoro che c'era dietro, della qualità che si voleva portare in questi eventi, devo dire che laddove c'è stato bisogno di unire le forze anche con le istituzioni, si è avuto modo di lavorare molto bene. E oggi vorrei dire che c'è un ottimo rapporto di collaborazione. Bene, senti Riccardo, ti faccio l'ultima domanda. Per chi decidesse o volesse venire a lavorare in Svizzera, provare a lavorare in Svizzera, hai qualche consiglio, visto che comunque, essendo tu italiano, abbiamo sempre a che fare comunque con anche il mondo dei frontalieri, quindi queste persone che continuano a vivere in Italia ma poi vengono a lavorare qui sul territorio elvetico? Uno su tutti, ecco. Sì, questa cosa qui dei frontalieri, del
del guadagnare in Svizzera e dello spendere in Italia. Devo dire che per i casi della vita, ho io la mia, una piccola azienda, ma ho due collaboratrici di cui sono contentissimo e forse non è un caso che sono entrambe di matrice italiana. La vicina Italia fornisce anche competenze e persone di valore. Personalmente questo è un fattore, ma non è l'unico fattore per decidere. Quindi un altro fattore è il fatto che ci possa essere un ambiente di lavoro sereno, che le persone siano motivate, che si stia bene. Quindi per me, devo dirti, un fattore importante è che queste persone quando arrivano in lavoro non siano già stressate di essersi fatti un'ora nel traffico o quindi fondamentalmente per me è importante che le persone poi siano basate in Svizzera. Il Canton Ticino non è, qui bisogna fare un discorso, il Canton Ticino non è un paradiso fiscale che rispetto alla vicina Italia lo può sembrare. Però si pagano delle tasse, si paga il giusto. Venire qui in Ticino, sì, per molti lo sforzo principale è la cassa malati, ma questo è un discorso che lascio poi ai politici perché effettivamente questa sembra essere un'emorragia senza fine per come si sta evolvendo, però anche se la metti nel tax rate comunque resta più conveniente e appetibile in Italia. Io ne faccio una questione di qualità della vita. Il consiglio che devo fare a chi viene a lavorare in Svizzera è di non prendere la Svizzera soltanto per un posto dove guadagno, faccio i soldi, bisogna anche vivere, fare un discorso di qualità. Quindi Ah, guarda, venite a lavorare in Svizzera, ma venite soprattutto a vivere in Svizzera. Ecco. Riccardo, grazie mille. Io ovviamente lascerò tutti i Grazie. tuoi Grazie Luca. riferimenti, soprattutto di Lantern, e di tutti gli eventi interessanti che fate. Tra l'altro, non per ultimo, siete stati i primissimi, forse in Svizzera, a portare un evento, proprio sulle criptovalute, quindi molto, molto all'avanguardia, diciamo. Vero. E oggi è sicuramente quello delle criptovalute, della blockchain in generale, forse il filone su cui di nuovo da imprenditore mi sento di puntare di più.